Eder. Mech. Pallister. Disperato, il padre di Amira, la bambina di 10 anni trascinata dalle acque mosse dal maestrale a Porto Alabe. Amira aveva perso la mamma 2 mesi fa a causa di una malattia. Salvate da un principio di annegamento le sorelle più grandi che erano con lei, una 17enne e una 12enne, accompagnate all'ospedale San Martino di Oristano. Erano andate al mare per star bene e distrarsi un pochino. Il carpentiere 45enne Radouane Bennadidi, papà di Amina, la bimba di 10 anni di origine marocchina, nata e vissuta a Macomer, che ieri è morta annegata nelle acque fra Porto Alabe e Magomadas, è disperato e distrutto dal dolore. Nel primo pomeriggio di ieri, un'amica, volontaria nel CPR di Macomer, era passata nella casa dove Amira viveva con il papà e 6 fratelli e sorelle nel rione Scalarba. Insieme avevano deciso di trascorrere qualche ora al mare. Si dirigono verso la costa di Tresnuraghes, in località Noesola, fra Porto Alabe e Magomadas, un tratto roccioso poco frequentato dai bagnanti e dove non è attivo il servizio di salvamento, anche se ieri era presente la bandiera rossa. Il maestrale soffia forte e il mare è mosso. Dopo aver chiacchierato sulla spiaggia, le ragazzine entrano in acqua e giocano. La tragedia si consuma in pochissimi istanti, all'improvviso onde alte e la corrente che trascina via e inghiotte tra i flutti le 3 sorelle. Purtroppo per la piccola Amina non c'è stato più niente da fare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.